Brava. Noi siamo artisti che lavorano con i libri, facciamo i libri, prendiamo dei libri che vanno al macero e li dipingiamo di bianco, perché così ogni libro diventa archetipo di libro e per noi rappresenta la cultura, la parte migliore del pensiero dell'uomo, quella in cui noi crediamo, che sia alla ricerca di un linguaggio diverso da quello che sia il conflitto bellico, e però ci vuole una formazione, quindi puntiamo sui giovani e stiamo aspettando oggi gli studenti per insieme poter dire che ora come ora la parte diciamo più debole è quella ucraina, e noi siamo sempre stati vicini alle persone, ai più deboli, alle persone che sono oppresse e che soffrono. Noi stiamo cercando di ricoprire in 3 giorni un carro armato che per noi rappresenta la guerra, la violenza, il sopruso, con i libri bianchi, in senso di non di, di resa, ma perché noi il bianco rappresenta anche la pace per noi, il bianco, e quindi vorremmo che tutte le persone, sia un'installazione pubblica dove le persone arrivano, portano un libro oppure dipingiamo insieme un libro la copertina di bianco e lo gettiamo sul carro armato, in modo da in 3 giorni riuscire completamente a coprirlo completamente. Si può superare solo con la cultura, con la conoscenza di se stessi e dell'altro.